Informazione e scienze, il ruolo ed i problemi della comunicazione e sicurezza e sostenibilità, progettazione consapevole del territorio e degli edifici. Sono stati due convegni imperniati sulla prevenzione delle catastrofi organizzati nell'ambito del premio Ilaria Rambaldi, dedicato alla memoria della studentessa lancianese che ha perso la vita nel terremoto dell'Aquila del 2009. Durante i convegni sono stati premiati i vincitori dei concorsi. Per la sezione dedicata al giornalismo televisivo, il riconoscimento è andato ad Elisabetta De Luca per l'inchiesta Disastro ambientale ad Ercolano. Il premio per le migliori tesi è stato attribuito a Daniele Martini del corso di laurea Ingegneria Civile dell'Aquila per intervento di consolidamento della Chiesa di Santa Maria del Suffragio e Sara Pierantozzi e Federica Silvestri della Facoltà di Ingegneria Edile della Politecnica delle Marche per la tesi Rigenerazione idraulica ed urbana dell'area Zipa del porto di Ancona. Per la sezione urbanistica in rosa la Commissione ha decretato vincitrice ex aequo le tesi di Giada Limongi, aree metropolitane tra degrado ambientale, rischi e cambiamento climatico, metodi e tecniche per la conoscenza dell'Università Federico II di Napoli e Beatrice Gobetti, Marica Conte e Martina Cogo per racconti dal fiume, riconquista del suolo attraverso i fiumi Chiampo e Alpone dell'Università UAV di Venezia. Gli elaborati vincitori verranno pubblicati dalla rivista INU Urbanistica Informazioni in una sezione apposita riservata al premio Ilaria Rambaldi.